Benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Sapori nella nostra cucina. Tanto sarà il sapore, la golosità e chi più ne ha più ne metta, anche se la ricetta, insomma, sette senza, ci fa pensare a qualcosa di diverso. Non vi anticipo niente, lo farà il nostro pasticcere Giulio Fiorentini. Ciao, benvenuto. Salve, ciao. Allora, raccontaci un po', perché qui ho tanti ingredienti, ma è sette senza. Sette senza cosa? O sette più, non lo so. Allora, è una ricetta questa, sette senza perché? Perché non ci sono latte, uova, burro, non c'è lievito, non c'è zucchero, non c'è uovo, ho già detto. Sì, qui tutti gli ingredienti che noi nel nostro immaginario, esatto, ci fanno pensare al dolce, alla bello, goloso, esatto, non ci sono. Diciamo che di base è una torta, è una torta al cioccolato, però appunto è nata con l'esigenza di trovare un qualcosa che potesse andare bene per chi non aveva intolleranze varie, tra virgolette, e soprattutto ha un indice glicemico molto basso perché non utilizza zucchero ma o malto d'orzo. Noi in questo caso utilizziamo il malto d'orzo e ora li diremo, insomma, esatto, tutti gli ingredienti, ma diciamo zuccheri alternativi. È golosa, è molto cioccolatosa, è per gli appassionati del cioccolato e deve proprio piacere tanto. Quindi allora, per i senza glutine a posto, esatto, è intollerante al lattosio a posto, per i più golosi della dieta a posto, a posto. Ti adorano tutti ora ormai, cioè, perché io è golosa di dolci come, esatto, me, quindi perfetto. Allora iniziamo con elencare gli ingredienti che utilizzerai. Ok, allora questo è cacao amaro, okay, che andrà messo subito, ok, perfetto, insieme a olio d'oliva. Mm-hmm. Questo qui è questo malto d'orzo, quindi è uno zucchero, una specie di melassa, ok? Questo è un cioccolato fondente al 50%, al 56% precisamente. Quindi c'è un po' graziato, è proprio fondente. Non è fondente perché già c'è molto cioccolato, c'è il cacao, okay, amaro, appunto, che dà, insomma, è forte. Ecco. E poi c'è anche la glassa dopo. Farina di riso. Latte di soia, ma si può utilizzare anche latte d'avena, un latte alternativo comunque. Benissimo. E questa è una glassa di cioccolato fondente, chiaramente senza lattosio, che si può benissimo anche fare a casa da soli, magari dopo se ne parlerà un po'. Sì, dopo ci dici tutto perché noi siamo molto curiosi, non lo sai, noi tutti i segreti che possiamo carpire da voi, tutti. E questi sono dei frutti di bosco che, ripeto, lo usiamo per decorare, ma insomma, quindi si può utilizzare anche qualche altra cosa, qualsiasi, quella qualsiasi è a tuo piacimento oggi che ci hai detto questo. Cosa, esattamente. Allora, caro Giulio, da che si parte? Allora, i primi tre ingredienti vanno tutti insieme, è molto semplice questa ricetta in realtà, anche se ha diversi ingredienti, ma è veramente alla portata di tutti, perché insomma ha... Tra i frutti di bosco sono sette comunque, Esattamente. Tra l'altro, no. I frutti di bosco, esatto, stavo contando ora, ho detto, sono sette senza davvero. Esattamente. Perfetto. Fondamentalmente vanno aggiunti in una sequenza, ma vanno girati e basta, non ci sono preparazioni pure particolari. Semplice, allora. Esatto, no, esatto. Oggi tutti pasticceri. Allora, prima cosa mettiamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Mi raccomando, non deve mai stare a contatto la bacinella con l'acqua, ma solo col vapore. Benissimo. Perché il cioccolato si scioglie, ma non deve nemmeno prendere troppo calore. Insieme mettiamo anche la glassa, che c'ha un po' di tempo, e quindi la mettiamo subito. Bene. Quindi partiamo con il cacao. Un cacao amaro, hai detto, questo giusto? Sì, un cacao amaro, come se ne trovano in commercio, okay, non c'è nulla di particolare, ecco. Bene. Olio d'oliva. Allora, l'olio d'oliva, noi utilizziamo l'olio d'oliva, però... Ecco, come mai l'olio d'oliva? Perché a volte la pasticceria si varia un po', no? Esatto, allora, chiaramente qui non abbiamo voluto aggiungere grassi, diciamo, innanzitutto nemmeno grassi vegetali, perché comunque sia margarina o altri tipi di grassi. Bene. L'olio, diciamo, lascia un buon sapore, l'olio d'oliva. Chiaramente bisogna vedere se a tutti piace, perché sennò si può utilizzare anche un olio di semi, un buon olio di semi, okay, che è meno forte al palato e meno si sente meno. Quindi si, okay, può trovare anche questa alternativa. Certamente, benissimo. Si mette dentro. Quante cose scopriremo oggi. E si mette anche questa melassa. Si può utilizzare il miele volendo, lo sciroppo d'agave, ci sta molto bene. Questo invece è composto da, perdonami, questo è malto d'orzo. Malto quindi d'orzo. È una melassa d'orzo. Ok. Anche questa si trova, no? Facilmente. Sì, okay, si trova in diciamo nei supermercati un po' naturisti. Oh, ok, allora, ok, però, sì, insomma, però se uno vuole trovare, se no il miele. Se no il miele, detto, si, okay, può, perfetto, trovare. Ma ormai anche lo sciroppo d'agave si trova un po' dappertutto, ecco. Molto semplicemente. Piano piano, perché sennò il cioccolato all'inizio va dappertutto. E allora si gira. Ecco, io già così me lo mangerei, però a posto.
Non si è messa a capire, sono golosa di dolci. Lo incorporiamo bene, facciamo sì che tutto il cioccolato, tutti i pezzi, perché il cacao a volte ha dei pezzettoni, ok, quindi sia tutto ben incorporato. Anche un odore particolare, Mana? Eh sì, perché poi l'olio le lascia... Sì, è forte, l'olio, sì, è forte, vedrete che man mano che uno va avanti con la preparazione i sapori verranno fuori molto molto più forti. Oggi mi diletto, sono io, ho rubato anche il posto a Giulio appena si è allontanato, perché io adoro fare i dolci. Il cioccolato si può sciogliere, in questo caso noi lo stiamo sciogliendo a bagnomaria, ok? Beh. Però nel caso uno, insomma, diciamo, aveva voglia di fare un po' più veloce, perché questa è una ricetta molto veloce anche da fare, noi questa impasticceria... Grazie Giulio, grazie, grazie, tutti lavorano, hanno bambini, hanno famiglie, arrivano a casa... Noi questa impasticceria la facciamo, la mettiamo in forno in 10 minuti all'incirca. Quindi se uno vuol fare un pochino più veloce, il cioccolato lo può sciogliere nel microonde, mi raccomando sempre molto molto piano, gli diamo prima un piccolo lasso di tempo, poi controlliamo, giriamo, però sempre piccole tempistiche al microonde, perché sennò si rischia di appunto bruciarlo e poi va rimesso nuovo. Cioccolato uno può usare un pochino quello che desidera, noi appunto non utilizziamo un fondente troppo forte perché è già una base abbastanza amara, lo zucchero non è tanto forte perché chiaramente usiamo un zucchero alternativo, quindi comunque non è troppo zuccherato, per cui cerchiamo di non esagerare col cioccolato, ecco. Ok, qui ci siamo, possiamo abbassare. Oh, guarda che delizia. Questo bisogna essere veloci in certi passaggi per evitare che si solidifichi. Sì, esattamente. Ora noi metteremo dentro il cioccolato e andremo subito con gli altri due ingredienti, che poi sono quelli del... si finisce la base della ricetta, ok? Ah. Per cui è una ricetta, questa ripeto, molto molto veloce, però ecco, bisogna... Certi passaggi, come in tutti i piedi dei dolci, bisogna essere... più precisi rispetto anche ad altre pietanze che si fanno. Molto più precisi. Tu pensi al salato, sì, anche in certi piatti, sai. Però nel dolce penso, ok, unisco un po', invece no, le grammature o comunque la precisione ci deve stare. Diciamo che sì, la base della ricetta, quindi poi sulla decorazione c'è il mondo. Beh, di quello uno sì. Uno può mettere veramente quello che vuole. Però la base ha un suo perché, quindi... Tieni tutto... Quindi la ricetta ha un suo equilibrio che tra l'altro non è casuale, viene cercato sempre con piccoli aggiustamenti e spesso il problema qual è? Che mentre sul salato probabilmente se uno cambia anche una piccola cosa lo può recuperare, ecco, diciamo non è ecco, così... Ecco, ora dacci subito la bozza, sul non dolce! È così, sul dolce no, per far capire l'incidenza che può avere, certo. Ecco, un mezzo grammo in più o un mezzo grammo in meno può compromettere la ricetta. Vedi, ecco. Qualcosa ci dovevi dare, mannaggia, bisogna stare attenti, veloci ma attenti. Ora, diciamo che è il liquido, un po', insomma, più liquido di come l'abbiamo fatto prima, a questo punto ci va il... deve rimanere un po' più lì, quindi non deve essere proprio come una mousse. No, questa prenderà corpo in forno. Farina di riso, non c'è bisogno che sia setacciata, se in genere si setacciano un po' tutte le polveri, ma dato che qui andremo a girarla non c'è bisogno di setacciarla. Grazie, un altro passaggio che ci hai tolto. Anche lì, farina di riso, si può usare anche un grano saraceno, si può usare comunque, basta che non sia una farina con cui è presente il glutine. Certo. Poi, volendo lo può fare anche senza glutine, ma non è più un sette senza, ecco. Ecco, quindi, noi siamo sette senza, allora. Ma in pasticceria l'aiuto, aiuto pasticcere si chiama? Secondo pasticcere. C'è un primo pasticcere e c'è un secondo pasticcere. Oggi sento secondo un terzo, un quarto pasticcere. Sì, io seconda pasticcera. Sì, cioè diciamo che si dividono i compiti, però il primo pasticcere si occupa un po' delle preparazioni un po' più complesse, come i lievitati e queste preparazioni qui. Bene, a questo punto noi aggiungiamo il latte. Ok, diciamo, magari, poi hai detto può essere anche... Magari lo scaldiamo un pochino, che dice levo l'acqua di qui. Sì, sì, vieni, dammi. Ok. Lo scaldiamo un pochino, si può mettere anche freddo, O temperatura ambiente va bene? O temperatura ambiente, però vedremo che... Leggermente scaldata è meglio, dici? Sì, perché vedremo che se non lo mettiamo a temperatura ambiente
questo risulta più denso. Bene. Non dico solido, ma più denso. E quindi quando lo andiamo a mettere nella nostra teglia, gli verrà magari la parte sopra, quindi la parte che noi andremo a mettere sotto, perché si gira, no? Noi andremo a mettere qui dentro, però questa parte qui sarà il sopra della torta, ok? Perché sì, è come se fosse girata, ok? Quindi c'è il rischio che venga non regolare. Se noi lo mettiamo un pochino più liquido, benissimo. A quel punto allora lo coliamo dentro e battendo un pochino ritorna perfetto, ok? Quindi qui si alza un po'. Non lo devi, cioè, giusto scaldare? Giusto scaldare, non deve né bollire, non, okay, ha bisogno di, non ha bisogno di queste cose. Giusto un pochino caldo, perché che è successo? Che girando il cioccolato si è raffreddato un po', quindi quello che noi abbiamo sciolto a bagnomaria. Quindi andando a mettere un liquido un pochino più caldo, okay, riprende anche quello un po' di consistenza. Ma giusto un pochino, non, è, non ha bisogno di... Sento un po'... Per un altro pochino, siamo pronti. No, va già bene. Ecco qua. Anche qui molto piano, perché all'inizio se no va dappertutto. Ecco. Vabbè, dai, un po' a casa possiamo anche pasticciare. Sì, a voglia. Ora qui il nostro Giulio ci dice precise, precise. Ma sai, quando vabbè, sei... Vabbè, voi ovviamente il lavoro devi essere precisissimo. No, più che altro è l'ordine. È l'ordine, l'ordine sì, fa sì che... a caso tanto... Sì, a voglia. Zucchero, davvero, parte tutto, guarnizioni. Soprattutto quando magari a casa c'è anche dei bambini. Ma c'è... No, a fare questa un po' è una torta ai bambini, è bellina da fargliela fare, perché fondamentalmente è molto semplice. Sì, non c'è neanche l'uovo, quindi la preoccupazione di l'uovo magari crudo. No, se no, non no, qui non c'è nulla. Bene. Ora, a questo punto, quando abbiamo incorporato, andiamo anche un pochino... un pochino più forte, esattamente come deve venire. Perfetto. Adesso il passaggio è che tu lo dovrai mettere qua dentro. Dobbiamo aspettare un po'? No, la possiamo mettere, la possiamo anche mettere e poi... Se no, facciamo una cosa, aspettiamo poco, anzi aspettate, così vediamo anche come deve essere messa nel giusto modo. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, qua con il nostro Giulio, e ha voglia ancora di gusto e di segreti, perché noi ancora mica abbiamo scoperto tutto. Qui estrapoleremo tutto, a tra poco. Eccoci ritrovati come promesso dopo un piccolo spazio pubblicitario. Siamo sempre qua con il nostro Salve. Giulio Fiorentini, il nostro pasticcere, e siamo già a buon punto di questo dolce che si chiama Sette Senza. Però spieghiamo quali sono stati gli ingredienti, perché gli ingredienti ce ne sono e come, non Sette Senza. E a che punto siamo arrivati, caro Giulio? Allora, noi abbiamo messo nell'ordine, in questa bowl, cacao amaro, abbiamo messo l'olio d'oliva, abbiamo messo il glucosio, insomma, scusate, non il glucosio, il malto d'orzo, e poi abbiamo scaldato il cioccolato fondente che abbiamo messo nella nostra bulla, abbiamo girato, e poi siamo andati subito con la farina e il latte di soia un po' caldo. Un po' caldo, okay. Bene, abbiamo mischiato tutto ed è uscito... mi sono messa anch'io. Ed è venuto fuori questo impasto qui, che appunto, ora giriamo, ecco, un po'. Facciamolo vedere un po', così almeno... Se lo gustano già con gli occhi, perché già con gli occhi io penso che tutti ci stiamo leccando i baffi, sì, qua con questo cioccolato. A questo punto lo mettiamo nella nostra teglia. Lo giri sempre dal basso verso l'alto, anche tu, no? Però non c'è il lievito, allora, adesso, questo, quindi non no, in questo caso è una deformazione professionale, ah, diciamo. Ah, perché per evitare che si... No, però... in genere si fa questo modo di girare, è per non far smontare niente. Impasto, però esatto. Vedevo, quindi, che più ormai ti è rimasto, esatto. Perfetto. Qui non c'è bisogno, diciamo. Però dai, male non fa. No, quindi. No. Meglio mantenersi così almeno le altre volte. Esatto. Io me lo mangerei già così. Che dite voi? Io penso di sì, sono golose di cioccolato. Io penso siano poche le persone a cui non piace il cioccolato, che sia latte, fondente, però cioccolato. A questo punto... Vai, io sono seconda pasticcera, quindi tolgo. Ragazzi, seconda aiutante, ora. Lo spargiamo un po' e poi battiamo un po' la nostra stampa. Ok. Che fine farà questo? Non lo so, tra un po'. Vedremo. Per farlo andare bene. Ah, lo faccio per uniformarsi. Esattamente. Perfetto.
non ci preoccupiamo se magari la parte superiore è un po', diciamo, irregolare, perché tanto l'importante è che la parte diciamo sotto, che è quella che viene sopra, che starà sopra, è quella che deve essere appunto regolare. Una curiosità, dimmi. Tu però non hai messo niente sotto? No, qui perché non c'è preoccupazione se attacchi? No, questo si stacca. Ok, senza, perfetto. Ma deve essere questo tipo comunque di... Sì, comunque deve essere un antiaderente. Ok, okay? Se no, un pennellino, un pochino d'olio. Diamo un pochino d'olio e basta. E magari un pochino di farina. Ok, anche, ok, sì, però, perché vedevo che non è. Quindi magari se qualcuno non ha questo. Esattamente. Magari c'è la preoccupazione che lo giri e non si gira. Non però comunque tende. Sì, questa è una torta che si stacca perché, come vedete, ha dentro. Okay. Anche se non ha grassi animali, ma ha del grasso dentro. Okay, e fa sì che si stacchi. A questo punto andiamo in forno. Bene. Quanti gradi e quanto tempo ce lo metti questo? Cioè, detto è veloce? Quanti? 175, 25 minuti. Ah, la preparazione è veloce. Mannaggia, ci ha fregato il nostro Giulio. Vai, vai. Allora, quindi 175... 25. 25. Il 5 c'è sempre, non ve lo ricordate? Qui diamo numeri 7 e tutto. Allora, mentre aspettiamo qua, ma come nasce in te la passione di fare il pasticcere? Allora, io in realtà vengo dalla cucina. Ecco. Quindi io... Ho cominciato dopo la scuola, a 20 anni, ho cominciato a lavorare in ristoranti. Poi, caso del destino, ha voluto che sono finito per caso in questa pasticceria qui dove sono ora. E mi sono fidanzato con quella che all'epoca era la figlia del proprietario. Quindi hai detto, devi rimanere qui e devi fare pure i dolci. No, ho imparato... Ah, certo. Prima guardando, perché è un mestiere questo in cui all'inizio si certo. guarda molto, è importante, noi abbiamo anche diversi stagisti che insomma girano anche nell'anno e è molto importante appunto guardare, perché il lavoro, mettersi a insegnarlo, non si fa proprio così in pasticceria, quindi uno parte dai lavori più umili e guardando impara. Poi il padre, appunto il nostro Riccardo, insomma ora è scomparso l'anno scorso, mi ha insegnato, ha cominciato e mi ha avviato al quindi ora c'è ancora più responsabilità. Esatto, ora io e Ginevra siamo diciamo alla guida della pasticceria, però ecco, diciamo, abbiamo una bella responsabilità perché questa è una pasticceria che è stata fondata nel 1933 e sono quattro generazioni della stessa famiglia che portano avanti. Oh, bella anche la nostra Italia che comunque prosegue, no? Esatto. Certi lavori non si perdono, no. Certi mestieri non si perdono, anzi no. Esatto, la esatto. storia ci aiuta no, anche. Noi esatto, andiamo avanti ancora con le ricette del bisnonno, del nonno. E quello è la novità ad oggi, perché tante volte diciamo che è il nostro bene più grande. Anche se poi ritrasformate ovviamente come sì, questa chiaro, in base chiaro, a quelle che sono chiaro, le esigenze diciamo, perché sì, già senza sì, glutine sì. magari ma non esisteva quella e era, sì, altre sì. cose comunque. Esattamente. Anche un'attenzione su chi ha comunque delle intolleranze che non sono delle mode, insomma, ma sono delle vere e proprie. Esattamente. Noi magari abbiamo cercato appunto questo merito di Riccardo, nel senso che ha avuto un occhio di riguardo e nel 2013 ha cominciato una produzione vegan e nel 2014 abbiamo aperto un laboratorio separato per il senza glutine. E abbiamo. Però non è che abbiamo inventato niente di speciale, noi abbiamo semplicemente cercato di traspondere una buona pasticceria classica e semplicemente renderla adatta a chi non poteva a mangiare. Chi non può. Esatto. Questa è un'attenzione in più. Allora, a questo punto il nostro dolce che è stato virtualmente, perché comunque 175 minuti, anche no, 175 gradi per 25 minuti, perché io la volevo fare ancora più lunga, che fine ci fa? Allora, a questo punto lo tiriamo fuori, sì. Lo facciamo freddare quasi completamente, nel senso che... Però fuori, senza fuori. Metterlo... Okay, no, no, normalmente. Normalmente, come bene. Si diceva prima sul balcone, no, la torta, si lascia freddare. Se abbiamo unto la nostra teglia, allora non deve essere completamente freddo, perché sennò non si staccherebbe. Okay. Ma diciamo tiepido, quindi bene. Si lascia riposare un 10 minuti e poi si stacca. Se invece si fa freddare completamente, esattamente. Ora la prendo. Ebbene, intanto io mentre giro ci farà la magia. Regia, mi raccomando, guardate che poi deve arrivare la sorpresa, perché io intanto ecco qua.
sempre, se non sto giuro, quando torna il cioccolato ci starà sempre o comunque tutto, perché io giro. Allora, noi ancora lo lasciamo un po' in foro l'altro, così non si butta via niente, ovviamente. Io perché sto facendo questo non lo so. Passiamo di qua. Vai. Poi il risultato, ovviamente, una volta capovolto, al momento è questo. L'altro lo lasciamo ancora un po' in forno. Rimane, diciamo, bassa, perché sì, chiaramente è una torta molto molto cioccolatosa. Quindi se noi andiamo a farla troppo alta, okay, diventa, diciamo, troppo cioccolato, ok? Quindi noi cerchiamo di farle abbastanza basse, okay? Senza troppo alto, quindi senza, ogni tanto dice sì, gusto, però tira giù, va bene. La andiamo a mettere su, possiamo usare, ora io ho un piccolo piedistallino che è quello per dire che si usa per le uova di Pasqua, dove stanno messe dentro. Okay? Non buttate via niente, ricicliamo tutto. Esatto, ma uno può usare una tazzina da caffè, un piattino. Ah, però anche questo è comodo, tante volte uno... Basta che sia un po' rialzato, ok? Bene. A questo punto... abbiamo sciolto il cioccolato. Vediamo. Mi sposto, perché qui... Oltretutto è anche caldo, però è molto semplice. In realtà poi... per questa... caro, giuro, non ti giocare le mani, che poi se no pasticceria... Bellissimo. Basta, a questo punto noi abbiamo glassato la nostra torta. Battiamo leggermente per far colare il cioccolato in eccesso. Cioè, tutti insieme. Io consiglio sempre di farlo, questa operazione, di farla o su un piatto che poi possa raccogliere, perché il cioccolato che certo, è colato giù, non è che si butta via o niente, è un cioccolato che poi viene rimesso nella nostra bacinella e viene riutilizzato, insomma, certo, quando si vuole. Quindi ecco, diciamo che cerchiamo sempre una superficie in cui si possa poi recuperare. Bene, giusto, ci hai detto, almeno uno, se no... Basta, fatto questo si fa raffreddare. Ora, può raffreddare o a temperatura ambiente, ci metterà un po' di più, ma se uno vuole lo mette un pochino in frigo. Lo mette anche in frigo? Sì, a questo punto il cioccolato rapprende un po', perché così noi non potremmo poi staccarla o metterla su un piatto. Okay. Perché si rovinerebbe, ci sporcheremmo. Quindi tu poi nella presentazione comunque è meglio metterla così oppure alzandola? Lasciamo così, col cioccolato sotto? No, in una presentazione... Ora, ognuno fa, può lasciarla anche col cioccolato sotto, però poi andare a tagliarla è un problema. E eventualmente questo conviene, quindi lasciarla raffreddare sempre, una volta raffreddata la spostiamo. La mettiamo su un piatto, okay? Ok? Perché a quel punto questo cioccolato qui, diciamo che se noi la tocchiamo il bordo la roviniamo, ok? Perché è anche bellino questo effetto, insomma, un po' preciso, sì, che ha. Quando invece è fredda, possiamo anche, per dire, metterla un goccio in congelatore. Giusto il tempo, che poi a temperatura ambiente ritorna sempre nella sua forma, ok? Morbida. Temperatura quanto ci vorrà più o meno? Dipende dall'ambiente, dici, però? Temperatura in un'oretta. Ah, ok. In frigo invece 10 minuti? Frigo un quarto d'ora. Quarto d'ora? Quarto d'ora, sì. Nel congelatore 5 minuti? Il congelatore così, 5 minuti, sì. Diciamo tutte le varie varianti, perfetto. Questa possiamo anche lasciarla qui o, insomma, la spostiamo. Intanto prendiamo la... Ecco, io intanto ve la mostro, mentre il nostro Giulio ci porta... Perché noi abbiamo tutte le varianti qua. Che il nostro Giulio ha detto, perché farne una? Ne facciamo tre finché quella in forno esce, così poi ci metteremo anche noi all'opera. Fatelo anche voi e vediamo se poi riusciremo a farla. E questa non ce la porti via, ormai l'ho sequestrata. No, ve la lascio, certo, ci mancherebbe. L'ho sequestrata, te lo dico. Allora, dici un po', l'altro passaggio. Questo, ecco qua, è il risultato finale. Quindi il cioccolato ha preso corpo. Quindi è della consistenza, uno volendo può mangiarla anche molto calda, però ripeto, deve un po' rassodare. Allora la glassa fa uno strato che, diciamo, è morbido, è piacevole. Bene. In questa maniera, diciamo, uno tagliasse la fetta, colerebbe via, okay? Ok? A questo punto noi andiamo a decorare. Io ho portato dei frutti di bosco, ma nel senso, uno può anche prendere, faccio un esempio. Ora facciamo freddare un pochino. Sì. Quindi aspettiamo che diventi un pochino fredda e poi prendiamo un cucchiaio e questo cioccolato che abbiamo sciolto. Ah, lo fai vedere le decorazioni sopra, bene? Può essere fatto anche così, ma insomma, okay, può essere fatto anche un del po'. Cioccolato bianco, magari lo fai sciogliere, lo fai tipo decorazione contrastata. Bravissimo. Anche. Però lì bisogna vedere se poi c'è dentro il latte. Brava. Quindi sette senza. Non è più diventa sette col senza, più. Esatto. E quindi non meglio di no. Esatto. Lasciamolo con i frutti di bosco, poi, che è semplicemente meglio. Troviamo un po' di fruttini di bosco. Io ho preso dei
anche perché, allora, il ribes, cerchiamo dei frutti di bosco un po' acidi, ecco, perché ci stanno bene col cioccolato. Questa è una torta molto cioccolatosa, e se prendiamo dei frutti di bosco che un po' puliscono la bocca, appunto, si crea questo contrasto che è, insomma, bello. Poi anche il colore è molto bello. Ci siamo, il tempo lo so che qui stringe, ma anche noi siamo quasi alla fine, così poi potrete, se avete seguito i nostri passaggi, assaporare anche voi, oppure se non avete gli ingredienti, insomma, provate a rifarlo, tanto ci sono tante possibilità per rivederla. Seguiteci sui social, seguiteci su tutti i vari contatti che abbiamo, andate sul nostro sito e così potete anche rivedere questa puntata e tante altre e sperimentarle. Eccoci qua, caro Giulio. Eccoci qua. Ecco qua. La nostra torta, perché ormai sarà anche mia e di tutti noi che là dietro stanno guardando. Allora, grazie al nostro Giulio Ferentini. Grazie a voi. Questa torta sette senza gusto, anche per chi vuole stare a dieta, per chi, per il senza glutine, per tutti. Quindi una torta, perché il gusto non deve mai avere limiti e soprattutto bene nella nostra cucina. Quindi a presto con una nuova puntata di Pillole di Sapore. Continuate a seguirci. Buon appetito.